Orlando Fiordiciglio, sei partito subito aggressivo, insomma ci credevi di riuscire a mettere KO l'Angella prima del 12° round? Ma ci credevo, lo volevo e ci speravo. Dovevo portare a casa questo titolo, lo dovevo Aldo, a Sasso, lo dovevo al mio allenatore, lo dovevo alla mia famiglia, soprattutto lo dovevo a me. Senti, c'è una dedica per questa vittoria? Sì, lo voglio dedicare alla mia famiglia che ha sempre creduto in me, e lo voglio dedicare a una persona che non c'è più, lo voglio dedicare a mia zia che ha sempre incoraggiato anche nei momenti un po' difficili. Senti, ci racconti l'incontro visto da te ovviamente sul ring? Ti l'aspettavi l'Angella in questo modo oppure avevi un'altra idea del tuo avversario? No, ero un po' preoccupato tra l'altro perché io soffro un po' con avversari simili, soffro con avversari che non fanno l'incontro. Soffro con avversari che lavorano sui miei errori, soffro con avversari che schivano e rientrano. A me piace un po' più la battaglia, per un attimo in vista, ma piace più quando vengo aggredito e posso picchiare. In questo modo dovevo costruire tutto con molta calma e ce l'abbiamo fatta uguale, abbiamo costruito un passo dietro l'altro. Te l'aspettavi tutti questi cori, tutto questo calore? Perché alla fine si è sentito solo il tuo nome rimbombare questa sera. Dopo Castiglioni, che tra l'altro era un po' più piccolo del Caselli, dopo Castiglioni mi ha sempre seguito, ha sempre voluto bene, ha sempre portato bene tra l'altro. E sì, mi aspettavo, nonostante il mare, l'estate, le sagre, mi aspettavo questo tifo, mi aspettavo questa gente. Senti, adesso cosa hai in programma? Ma da lunedì ricomincerò a lavorare con molta calma, ricominciamo a lavorare in palestra perché abbiamo ancora tanti margini di miglioramento. E aspetto il 15 agosto che andrò in Africa con il mio grande amico Carlo Landucci, nonché presidente di questa associazione, la Ondus, e andremo giù per una missione umanitaria e ne vado molto fiero, insomma, di far parte di questa associazione.